La percezione di sicurezza, lei si sente sicura da cittadina rispetto al moltiplicarsi di segnalazioni di atti di bullismo, baby gang? Sì, diciamo che un po' di timore ce l'ho, però nello stesso tempo sono prudente, diciamo, essendo anche adulta, a non correre rischi inutili. I giovani secondo me dovrebbero essere più seguiti dei genitori. Si sente sicura a Bari per quello che succede? Si stanno moltiplicando anche le segnalazioni di episodi di bullismo e vandalismo attraverso i social. La percezione di sicurezza che da cittadina lei ha? Io mi dispiace, però non sono di Bari, però ovviamente sì, questo è sicuramente Bari, essendo una città grande, è il fenomeno molto più amplificato. Diciamo che camminiamo sempre con circospezione, quindi siamo contenti quando vediamo le forze dell'ordine in giro e cerchiamo sempre di magari non andare in giro negli orari più a rischio, nei quartieri magari tardi a rischio. Baby gang, bullismo, lei da cittadina si sente abbastanza sicura in città o è preoccupata, ha paura magari a passeggiare in determinati orari, in determinate zone? Sì, ogni tanto ho questo timore, specialmente di sera. Forse ci vorrebbe un pochino più di sorveglianza in giro. Allora, per esperienza personale io normalmente non esco mai da sola, perché mi sono capitate un po' di situazioni inconvenienti. Ci stanno proprio delle, non lo so, come delle truppe che vanno in giro per la città e mi spaventa molto questo. Mi spavento io che sono insomma un'adulta, figuriamoci le ragazze, anche i ragazzi.